Bene, benvenuti, buongiorno. Grazie per la vostra attenzione, la vostra pazienza nei miei confronti. Allora, che cosa raccontare di questa mattina? Avete visto, avete avuto già le parole del Papa e le parole del Cardinale Sodano come brevi introduzioni a questo concistoro. Quanti sono i presenti? C'è qualcuno che arriva, quindi diciamo i numeri non sono mai fissi definitivamente. Il numero più attendibile che ho trovato verso la fine della mattina era 165. Quindi il Cardinale Sodano ha detto che 25 si erano già esplicitamente scusati in anticipo per i motivi di salute, motivi di età e di difficoltà di venire dalle diverse parti del mondo. Ma un certo numero anche evidentemente non hanno potuto partecipare, o può anche darsi che oggi e domani ne arrivino ancora altri per la celebrazione. Ad ogni modo stamattina risultavano 160 quando si è fatta la prima conta, poi ne sono arrivati ancora alcuni, quindi credo 165 è un numero attendibile. Dopo gli interventi iniziali che già conoscete, come si è svolta la riunione? Ci sono stati i due interventi che vi avevo un poco annunciato, del Cardinale Rodriguez Maradiaga e di Monsignor Semeraro, per presentare il lavoro del C9 e diciamo, dare quindi una base per la conversazione. L'intervento del Cardinale Maradiaga è stato più di carattere, diciamo così, storico, esplicativo del C9, riprendendo un poco appunto da quando era nato, come era stato costituito, chi ne faceva parte, quante sessioni ha svolto, che poi sono 8, il metodo un poco di lavoro, la raccolta di documenti tramite consultazione, anche da parte sia da parte del Cardinale Bertello nella Curia prima, poi dei singoli cardinali membri del Consiglio anche nelle regioni da cui essi provengono, e anche altri contributi che sono giunti man mano. Il Cardinale Maradiaga ha parlato di un centinaio di contributi che sono entrati a far parte un po' del lavoro di riflessione sulla riforma della Curia da parte del C9. Ha ricordato anche, questo è abbastanza importante, che il Papa ha usato questo consiglio anche per parlare di diversi altri argomenti, cioè non è che si sia concentrato solo sulla riflessione della riforma della Curia, anche se è stato l'argomento principale. E di che cosa hanno parlato? Ad esempio, avevano parlato del regolamento del Sinodo e della preparazione dell'Assemblea del Sinodo straordinario. Hanno parlato della Commissione per la tutela dei minori, hanno avuto le audizioni delle due commissioni della COSEA e dello IOR, quelle di carattere economico, hanno fatto anche ultimamente, come vi ho detto, l'audizione con la Commissione per i media vaticani. Ecco, quindi il Papa ha posto loro anche magari strada facendo alcune questioni su cui desiderava un consiglio. Ecco, quindi non bisogna vedere esclusivamente diciamo il Consiglio dei Nove Cardinali come limitato esclusivamente a parlare della riforma della Curia, anche se questo evidentemente è stato l'argomento principale. Sua Eccellenza Monsignor Semeraro ha fatto un intervento che era svolto in due parti praticamente. Uno era quella che ha chiamato i principi ispiratori e linee guida per il lavoro di riforma della Curia Romana, che è anche, diciamo, più o meno come avevo accennato, quello che aveva proposto alla riunione dei capi di Castero e poi è stato leggermente integrato e arricchito in seguito alla riunione dei capi di Castero del novembre passato. E poi si è soffermato più specificamente in profili, diciamo dal punto di vista teologico, delle
delle due proposte di nuove congregazioni, no, di cui si è già parlato più volte, per spiegarne il significato non solo come questione di carattere organizzativo, diciamo, di puramente di efficienza organizzativa, ma per presentarne il significato da un punto di vista anche, diciamo, teologico ed ecclesiale. Per quanto riguarda questa, la prima parte sui principi ispiratori e linee guida, quali erano i punti toccati, ma molto molto brevemente, molto sinteticamente, un po' la natura e la funzione della curia romana, con qualche riferimento anche al problema di cui avevamo accennato del rapporto con le conferenze episcopali, poi i principi di semplificazione e razionalizzazione, anche per quanto riguarda la molteplicità dei dicasteri e degli altri organismi che fanno parte che fanno capo, diciamo, alla curia romana, qualcosa sulla segreteria di Stato e sull'aspetto anche del coordinamento dell'insieme della vita della curia e la collaborazione fra i diversi dicasteri, tornando a evocare la questione della moderazione della curia e il fatto che questo è un compito che viene riconosciuto all'interno dei servizi che devono essere svolti dalla Segreteria di Stato nell'insieme della curia, poi delle considerazioni sulla sinodalità e che vorrebbe dire il modo di essere coinvolti da parte dei capi di castero con delle riunioni, con delle commissioni interdicasteriali, il modo di lavoro anche all'interno dei dicasteri con una partecipazione, ecco, dei membri delle diverse funzioni. Poi delle considerazioni sul personale, le qualità anche del personale, la sua, diciamo, impostazione di carattere pastorale, la sua qualità anche spirituale, il rapporto fra religiosi ma anche la presenza di laici nel servizio dei vari dicasteri. E poi, per concludere, anche qualche considerazione sulla procedura nel continuare il lavoro per la riforma e la preparazione di una Costituzione. E qui ha un po' ricordato la procedura utilizzata per la preparazione della Pastor Bonus, che era piuttosto complessa, con tanti successivi passaggi, ecco, una commissione di canonisti e teologi che prepara uno schema, poi la presentazione di questo schema a conferenze episcopali, cardinali e dicasteri per le loro osservazioni, poi una plenaria di cardinali per raccogliere le considerazioni giunte anche da queste osservazioni e poi un'ulteriore commissione cardinalizia per finalizzare, diciamo, la stesura. Quindi ha evocato un procedimento piuttosto complesso che è stato usato nella precedente Costituzione, e questo fa capire che, come dicevamo anche ieri, non è che siamo con degli orizzonti di finalizzazione imminente di questo documento, se deve essere maturato, studiato molto bene anche dal punto di vista, diciamo, teologico e canonico, e finalizzato bene in tutti i suoi particolari. E quindi i tempi sono dei tempi abbastanza consistenti, abbastanza lunghi, per quanto uno possa desiderare che il lavoro vada avanti con impegno e con tempestività. Ecco. E quindi anche l'osservazione, che appunto già è stata evocata, che se i tempi sono così anche prolungati, nulla impedisce che nel corso
di tutto questo processo di riforma si possano già individuare e avere dei risultati più specifici che possono anche dare luogo a delle attuazioni che poi possono essere considerate anche sperimentali e quindi essere poi riprese nella stesura finale del progetto della riforma. Ecco, questi erano più o meno i punti della relazione di Semeraro nella prima parte, e la seconda invece ha presentato, come dicevo, questi profili teologici delle due proposte già un po' più maturate, di cui già si è parlato più di una volta, e che sarebbero appunto la congregazione per i laici, famiglia e vita, e la congregazione per la carità, la giustizia e la pace, insomma, ecco, quindi questi due dicasteri diciamo, che raccolgono un certo numero di pontifici consigli e a cui anche possono fare capo accademie e altri, diciamo, organismi che naturalmente possono dare il loro contributo anche di approfondimento, di studio e così via. E come dicevo, il Sua Eccellenza Semeraro ha tenuto a sviluppare delle considerazioni, diciamo, abbastanza articolate, per spiegare che questo non è che dovrebbe essere semplicemente prendere un certo numero di organismi per metterli insieme in modo tale da averne un numero minore, ma perché c'è dietro un'idea, ecco, una visione anche ecclesiologica e teologica, e l'importanza del laicato, come ci sono le congregazioni per i vescovi, per il clero, per i religiosi. Anche dopo il Concilio Vaticano II appare naturale che anche, diciamo, per quanto riguarda i laici ci sia una congregazione, quindi un dicastero del livello della congregazione che se ne occupa. E dato che la tematica della famiglia è fondamentale anche nella vita dei laici, è naturale che ci sia un collegamento, un inserimento anche della tematica della famiglia nelle competenze di questa congregazione. Mi pare che diceva che il collegamento con la vita è stato un po' uno dei suggerimenti giunti anche dalla riunione dei capi di Castero di novembre, cioè il fatto dato che appunto poi nell'ambito della famiglia nasce la vita, viene alla luce e cresce, viene custodita e così via, allora anche i temi della vita sarebbero di competenza di questa congregazione e l'Accademia della Vita farebbe riferimento pure a questa congregazione. L'altra diciamo, partiva dalla considerazione della carità come fondamentale nella essenza, nell'esistenza e nella missione della Chiesa e quindi e anche della giustizia come conseguenza, anche come collegata alla carità, e quindi diciamo i consigli, gli attuali dicasteri che sono interessati da questa in questo secondo grande capitolo sono Corunum, che come sappiamo ha a che fare con la carità, e il Consiglio della Giustizia e della Pace e il Consiglio della Pastorale Sanitaria e quello dei migranti e anche, ecco, si parla di un nuovo settore da sviluppare, che è quello che riguarda l'ambiente, la salvaguardia del creato, e che è visto appunto anche dal punto di vista dell'ecologia umana e sociale, non semplicemente ambientale. E anche l'Accademia delle Scienze Sociali, diciamo, potrebbe fare riferimento a questo dicastero. E poi, come Caritas Internationalis fa riferimento già attualmente a Corunum, quindi potrebbe, diciamo, il suo riferimento potrebbe essere, diciamo,
trasferito naturalmente a questo dicastero, ecco, anche se è un ente di natura differente, non è un organismo della curia. Ecco, questo, diciamo, più o meno era quello di cui già si è parlato in varie occasioni, mi sembrano, di questi due dicasteri nuovi più, diciamo, consistenti. E allora ne è stato presentato un po' l'ipotesi dal punto di vista, come dico, della motivazione anche teologica. E poi si è aperta la conversazione e ci sono stati 12 interventi questa mattina, non c'è stato tantissimo tempo perché le relazioni naturalmente hanno preso tempo, poi c'è stato l'intervallo, poi alle 12:30 il Papa aveva un altro impegno, quindi si è chiuso, e ad ogni modo 12 interventi, e all'inizio non si è molto limitato il tempo, quindi erano interventi che hanno potuto anche, diciamo, dilungarsi un poco. Mi sono sembrati finora, per la battuta, probabilmente bisogna poi riscaldare i motori, eccetera, è abbastanza naturale, più di persone che conoscono bene la curia, cioè, diciamo, persone che conoscono la materia e quindi potevano avere più pronte delle osservazioni da fare, ma ci sono stati anche interventi di cardinali che vengono, diciamo, dal di fuori del mondo della curia, però si vedeva che, diciamo, ce n'erano alcuni che avevano più, diciamo, familiarità con il tipo di argomenti che vengono trattati quando si parla di riforma della curia. Quali temi posso, diciamo, evincere un po' molto sinteticamente da questi primi interventi di questa mattina? Come dico, non sono stati tantissimi, ma, diciamo, alcuni hanno riflettuto, diciamo, in modo anche con profondità, o perlomeno hanno fatto capire che, appunto, la questione anche della riforma della curia va inserita una considerazione piuttosto ampia anche dal punto di vista teologico e giuridico, perché diciamo, non c'è solo poi la Costituzione sulla curia, ma c'è anche il diritto canonico, c'è la legge universale della Chiesa, in cui poi delle norme che riguardano la curia o i suoi rapporti con gli episcopati, eccetera, vanno inseriti. Ecco, quindi, diciamo, la consapevolezza dell'ampiezza e della profondità del contesto in cui questo lavoro si inserisce. Poi il fatto che, appunto, per collaborare con il Papa e aiutarlo nel governo della Chiesa non c'è solo la curia, ma c'è anche il collegio cardinalizio con i concistori come quelli che stanno svolgendo, c'è anche il sinodo dei vescovi. Ecco, quindi trovare poi il modo di rapportare, di far capire il rapporto tra questi diversi organismi, queste realtà che collaborano con il Papa nel governo della Chiesa. Alcuni interventi hanno fatto delle riflessioni anche sulla parola sinodalità o collegialità. Adesso io non c'ho molto da dirvi su questo, però diciamo, ho notato che c'è una riflessione, ecco, c'è chi ritiene che la parola collegialità sia più appropriata per parlare di questo tipo di realtà piuttosto che della sinodalità, che può avere delle altre sfumature o degli altri significati. Ecco, comunque è una cosa, diciamo, interessante, ma l'ho notata in più due o tre interventi, diciamo, hanno fatto riferimento a questo, diciamo, problema di terminologia che però, diciamo, ha un suo contenuto anche ecclesiologico importante. Poi qualcuno faceva la considerazione che, appunto, la collaborazione e il coordinamento fra i diversi organismi della curia non dipende solo da un accorpamento o da una riorganizzazione, ma anche molto dalla capacità e dalla volontà di collaborazione di chi ne è
di chi ne è responsabile, quindi diciamo, ci possono essere delle forme di buona collaborazione anche indipendentemente dal riorganizzare all'interno di strutture più, diciamo, più grandi o complesse, però sono insomma considerazioni evidentemente opinabili. Qualche intervento anche interessante ha toccato il tema della segreteria di Stato e della sua funzione nel coordinamento dell'insieme della curia. E poi alcuni interventi hanno parlato del personale, della formazione permanente del personale, della cura della spiritualità delle persone che lavorano nella curia romana, della competenza. Per esempio qualcuno parlava di una certa mobilità o rotazione del personale per evitare, diciamo, che si installasse o che entrasse in un clima di routine. Altri facevano naturalmente notare che le competenze specifiche a volte richiedono una lunga esperienza e non è che si possano cambiare molto facilmente. Come vedete, considerazioni di diversa natura, ecco, che sono del tutto lecite e possono venire prese in considerazione, diciamo, in un cammino di approfondimento, di messa a punto ulteriore del progetto. Penso che diversi dei presenti poi daranno anche dei contributi scritti che verranno poi raccolti dalla segreteria del Collegio Cardinalizio e poi confluiranno al lavoro del Consiglio di Cardinali. Ecco, quindi, come sempre, non bisogna pensare che solo con le parole dette o a volte un po' affrettatamente nel corso delle riunioni si esaurisca, ecco, il significato di un consistorio o di una riflessione comune dei cardinali. Ecco, questo è un po' quello che mi pensavo di potervi dire a termine di questa prima mattinata. Oggi pomeriggio si continua dalle 5 alle 7, mi sembra, con ulteriori interventi, e quindi avremo un numero maggiore, penso, di interventi. Grazie. Posso? Sì. Volevo chiedere due cose, due chiarimenti, diciamo, a proposito della relazione di Monsignor Semeraro. A un certo punto ci hai detto che si è trattato il tema della moderazione della curia. Questo implica in qualche modo che sia ancora in ballo la possibile creazione della figura del moderator curie, di cui aveva parlato, mi pare, il cardinale Cocco Palmerio nelle congregazioni preconclave. E l'altra cosa che volevo chiedere è il fatto che si sia parlato del processo di stesura della pastor bonus, insomma questo processo in varie fasi con le varie commissioni. Anche questo viene detto perché succederà così anche per la nuova Costituzione, cioè si prevede che ci sia una commissione post-C9 o più commissioni che si occuperanno poi della stesura del testo? Bene. Allora, per la prima domanda, ma ecco, non bisogna equivocare, Cocco Palmeri aveva evocato questa figura che esiste nelle curie diocesane per parlare appunto di una funzione di coordinamento all'interno della curia romana, senza dire chi doveva poi esercitarla o come. Ecco. E, nella riflessione pare chiaro che non si pensa ad una figura aggiuntiva, ecco, ma che questo compito di coordinamento, di moderazione, rientri nei compiti della segreteria di Stato, che normalmente nella fase attuale è il sostituto che ha un po' questo tipo di funzioni. Ecco. Poi se deve essere il sostituto, se deve essere il segretario di Stato stesso, eccetera, questo si possono ulteriormente precisarlo. Ma il Cocco Palmerio non è che pensasse alla necessità assoluta di una figura aggiuntiva, ragionava sulle funzioni che chi deve svolgere un compito di moderazione e coordinamento deve svolgere. Ecco. E poi queste
chi le esercita, ecco, questo lo si vede nelle diverse realtà, la curia diocesana lo affiderà a una determinata persona, nella curia romana mi pare abbastanza chiaro che è nell'ambito della segreteria di Stato, ecco, che attualmente, com'è attualmente, è più la figura del sostituto. Quindi diciamo, no, credo che risulta esplicitamente che non si pensa ad un moderator curia distinto, ma Cocco Balmerio ha anche detto che non è che lui pensasse, che lui sostenesse che ci doveva essere una nuova figura, lui ragionava in analogia con quello che anche nel diritto canonico per le curie diocesane, e diceva, ecco, c'è una persona che ha questo compito. Allora, come si, diciamo, per analogia si applica questo compito anche nel funzionamento della curia romana, ecco. E non so se ho risposto, insomma, sì. Quindi non si pensa comunque ad un moderato curia distinto dalle figure che già esistono. È un tipo di funzione che una delle figure esistenti deve esercitare, e poi appunto bisogna vedere bene come la esercita, con quali tipo di strumenti, convocando quali riunioni e così, con quali responsabilità e così. Per la seconda domanda, ma diciamo, per quello che io ho capito, non c'è un ruolino di marcia stabilito dicendo adesso si farà così, 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 così. Come vediamo, con le sessioni che ci sono state fino adesso, si sono andate precisando un poco delle linee generali, alcune ipotesi più operative, più concrete, come questa delle due congregazioni, che sono anche state proposte quindi concretamente per una riflessione, ma non sono una decisione presa. Non sono una decisione presa. E quindi mi sembra che non ci sia una cadenza, una serie di strumenti, di cadenze già stabilite. È stato evocato, come si è fatto la volta passata, che è stato un procedimento piuttosto impegnativo, molto curato, con diverse istanze e diversi passi. Ecco, io questo l'ho detto un po' per far capire la consapevolezza della complessità, perché spesso se ne parla dicendo, ah, bene, allora c'è una bozza, come se il C9 si fosse messo lì già a fare una bozza e poi ci si possa aspettare in tempi brevi una sua approvazione. No, non è proprio così. Ci deve essere ancora proprio diversi passaggi e un lavoro di persone piuttosto competenti dal punto di vista teologico e giuridico in una stesura di un documento che poi deve essere un documento giuridico piuttosto preciso. Questo è tutto da vedere, da venire, insomma, non è stata costituita ancora una commissione di questo genere, che poi dopo dovrebbe fare, se viene fatta, come è probabile, poi dopo dovrebbe dare luogo a una bozza, diciamo, che passa attraverso ulteriori riflessioni. Quindi io non ho detto questo e non è stato fatto riferimento alla Pastor Bono dicendo allora bisogna fare esattamente le stesse cose con questi tempi, però è stato fatto per dire, guardate, la volta scorsa ci sono stati tutti questi passaggi impegnativi, se vogliamo fare una cosa, diciamo, di livello e di qualità soddisfacente, certamente ci sono diversi passaggi ancora da fare, ecco, e quindi il coinvolgimento di grandi competenze. Due cose, allora una semplice: i testi dei cardinali in scritto li avremo, potremo... Questi? Quelli quando ci saranno, se ci saranno, lei ha detto che ci dovrebbero arrivare anche dovrebbero esserci anche dei testi scritti, degli interventi scritti dei cardinali. Scusi, no, non ho spiegato. Se noi li avremo oppure no? No, domanda. Penso proprio di no. No, no. Semplicemente quando, non so, appunto, uno dei cardinali interviene e dice adesso vi ho detto queste cose qua, però diciamo, questo fa parte di un discorso un po' più ampio che darò per scritto. Che però noi non avremo. No, okay. No. Vabbè, era per chiedere. No, no. E poi vedi un'altra cosa. Dunque, secondo la Pastor Bonus, la differenza tra congregazione e pontificio consiglio, per tornare al valore teologico, non tanto organizzativo, è piuttosto profonda,
E la congregazione, quando penso alla congregazione per i laici, la sento un po' strana, perché la congregazione è qualcosa che serve proprio per far lavorare una struttura, dà degli ordini, come dire, adesso lo dico in maniera un po' impropria, mentre il Pontificio Consiglio ha valore pastorale, lo dico sempre in maniera semplificata. Allora, si è spiegato un po' questa differenza di far diventare qualche cosa di pastorale, qualche cosa invece di strumento di governo? Punto di domanda. Se tu mi chiedi se stamattina si è parlato o approfondito questo, la risposta è no. Però c'è stato un riferimento interessante in uno degli interventi anche al modo di lavorare di questi dicasteri, cioè la congregazione si chiama congregazione perché ha dei membri che sono appunto cardinali o vescovi che si congregano regolarmente o periodicamente per affrontare insieme certi temi. I pontifici consigli non hanno questo, hanno dei consultori, fanno una plenaria annuale e così via, ma è una cosa. Quindi c'è una differenza, almeno anche nella tradizione, proprio un po' nel modo di essere e nelle competenze e nel tipo di decisioni che vengono prese, diciamo, nella giurisdizione, nelle competenze della cosa. Quindi questo c'è. Però non è stato oggetto di questa mattina, se non, come ti dico, un riferimento al modo di lavorare, che significa proprio un po' anche la natura probabilmente del dicastero stesso. Padre Lombardi, qua. Vorrei capire una cosa non chiara per me. Lei ha detto niente impedisca che ci possano, anche prima che sia finita la Costituzione, che ci siano dei risultati, ha detto lei, specifici di modo sperimentale. Vuol dire questo che, come si fa già per la segreteria, per l'economia, che ci siano già due congregazioni nuove in tempi brevi o non, senza statuti? Ma dunque, io dico semplicemente quello che è stato detto, cioè tenendo conto di tempi lunghi uno potrebbe già attuare delle parti che risultino sufficientemente chiare. Allora, ieri anche avevo fatto l'esempio dell'economia, che è stato, diciamo, mandato avanti. Ma il fatto che non ci siano degli statuti, diciamo così, ancora finalizzati, ma non è detto che passi molto tempo che ci siano, no? Però non vuol dire che non ci siano delle competenze precise che sono affidate, per cui uno possa già fare un certo lavoro sensatamente, ecco. Adesso, naturalmente, qui per i dicasteri la cosa è piuttosto, potrebbero funzionare come stanno funzionando adesso i dicasteri, no? Capisci? Dicendo hai questa determinata competenza e eserciti le tue funzioni seguendo i metodi e che vengono seguiti dai dicasteri attuali. Bah, no. Quindi si può trovare benissimo un tipo di soluzione. Però non ho nessuna autorità per dire che questi due esempi su cui si è lavorato già un poco di più, su cui però non è detto che ci sia una totale chiarezza in tutti i particolari, ecco, ancora uno può continuare a pensare che sono una buona soluzione, qualcun altro può pensare che no. Probabilmente nel giro anche degli ulteriori interventi del Concistoro si potrà anche capire anche di più se c'è, che tipo di ampiezza di consenso c'è. Però la proposta è stata fatta, ecco, è stato presentato come un tema su cui confrontarsi e su cui quindi raccogliere delle opinioni. Se ci fosse un consenso molto, molto ampio, se non ci fossero particolari dubbi, chi lo sa, potrebbe anche darsi che il Papa proceda in questo senso, come Benedetto aveva costituito un nuovo dicastero, quella per la nuova evangelizzazione, che non c'era. Uno può anche dire, bene, riorganizzo un certo numero di dicasteri
in una nuova congregazione, cioè non è giuridicamente escluso, direi, non è detto che devi avere il documento finale, tutto completo e dettagliato di tutta la cosa per muoverti. Però se poi questi due di cui si parla siano poi oggetto di una decisione precedente, questo io non sono in grado adesso di dirlo, di prenderne posizione. Volevo capire una cosa, mettendo insieme questa riflessione sulla sinodalità, che se ben capisco significa poi il coinvolgimento di tutte le componenti del popolo di Dio, quindi anche dei laici, e la nascita di questa nuova congregazione che si occuperà prevalentemente di cose che riguardano la famiglia, il laicato, la vita, come dicevamo, è possibile ipotizzare che a capo di questa congregazione ci sia un laico o una laica? O dal punto di vista giuridico è possibile? Bisognerebbe cambiare qualcosa? Guarda, se è una congregazione, credo, con il tipo di responsabilità che hanno le congregazioni, mi sembra impensabile che ci sia un laico a capo. I capi delle congregazioni sono attualmente dei cardinali, e questo sono cardinali con l'ordine episcopale e così via. Altro è se ci fossero degli organismi che sono, diciamo, che non implicano un tipo di giurisdizione o di responsabilità, e per cui ci possano essere dei laici a guidarlo, ma non penso proprio che sia una congregazione della Curia Romana per cui viene in questione un laico come responsabile. Altro è, diciamo, mettiamo delle sezioni di questa congregazione che si occupano di qualche argomento specifico, può darsi che, diciamo, a livelli non di capo della congregazione ma di ufficiali, di intermedi, come abbiamo delle sottosegretarie religiose già adesso, insomma, non vedo problemi particolari che non implicano l'ordine episcopale, ecco. Ma il capo di una congregazione attualmente non mi sembra pensabile che sia, diciamo, che sia un laico, almeno. Però mi hai fatto questa domanda qui, ma non credo che sia realisticamente prevedibile, insomma, mi sembra. Padre, il fatto che ci sia stato dedicato questo tempo importante a spiegare il Concilio dei Cinque, poi che si abbia spiegato anche che la sua natura poi si è sviluppata non solo per la riforma della Curia, sino per un vero e proprio concilio di assistenza del Santo Padre, può pensarsi che questo abbia un passaggio nella prossima Costituzione Apostolica, nel senso che potrebbe essere anche un'idea che sarebbe tratteggiata, che il Papa potrebbe più esplicitamente avere consiglieri dedicati, o anche il Consiglio così com'è, o solamente una spiegazione del fatto del lavoro che hanno fatto i cardinali e basta. Ma guarda, no, molto concretamente nella Concistoria di questa mattina mi sembra che avesse una funzione di così, una relazione storico-esplicativa per dire appunto a che punto si è arrivati adesso in questo lavoro e coinvolgere il collegio cardinalizio in questo cammino di riflessione, come fa il Papa ogni tanto, no? Appunto lancia un tema, poi consulta ad un certo livello, poi c'è un'ulteriore riflessione, consulta ad un altro livello, quindi questo fatto anche per quanto riguarda i temi della famiglia, lui ha fatto un concistoro, poi dopo c'è stato il sinodo, poi capisci, sono diversi modi. Così in questo cammino della Curia c'è il C9, poi l'ha rilanciato ai capi di Castero e poi adesso lo rilancia al concistoro in modo tale da coinvolgere, diciamo, in un cammino di riflessione, raccogliere osservazioni
e creare un certo cammino comune, anche le premesse di un consenso su quelli che possono essere poi gli orientamenti e le decisioni prese. Poi questo, di fatto questo consiglio già esiste, il Papa lo ha stabilito, evidentemente non è parte della curia questo consiglio, no? È proprio un po' diciamo, integrativo della curia, ma nel suo nascere stesso, quando è stato proposto nel corso delle congregazioni preconclave, il senso è un po' questo, il Papa ha i suoi collaboratori permanenti nella curia romana che collaborano sempre con lui, e questi ci sono, svolgono un lavoro fondamentale. Ecco, allora, però una istanza che in qualche modo si fa eco della Chiesa universale, diciamo, al di fuori della curia, per poter in qualche modo dialogare e portare dei punti di vista integrativi a quelli che possono essere proposti al Papa dai suoi collaboratori che stanno a Roma, ecco, questo era il significato della costituzione di questo consiglio. Il Papa l'ha costituito, sta funzionando, sta andando avanti. Che stabilità possa avere poi nel futuro? Adesso risponde ad una determinata esigenza, sta facendo il suo lavoro, diciamo, tutto è perfettibile, non è detto che sia eterno, chi lo sa, può modificarlo, il Papa ci ha già aggiunto il segretario di Stato che prima non c'era, può mettere dentro anche altri per renderlo più rappresentativo, più ampio, diciamo, e tutto mi sembra molto aperto, ecco, il suo significato però è proprio quello di aiutare il Papa dandogli questi punti di vista della Chiesa universale, anche, diciamo, anche esterni ai membri della curia, ai suoi collaboratori fondamentali continui che sono quelli della curia romana. Come anche appunto il sinodo dei vescovi è una cosa diversa dalla curia romana, come il collegio cardinalizio che si riunisce, che sta facendo un consistorio, è diverso dalla curia romana. Ecco, quindi sono, se vuoi, tre istanze distinte dalla curia che però danno con diverse modalità un contributo per il governo della Chiesa. Padre Federico, in parte hai già risposto alla domanda che sto per farti, te la faccio più precisa in maniera che la risposta anche sia più netta. Hai notato se c'è stato qualcuno che ha, Papa diceva parlate con parresia anche oggi, ha detto chiaramente di non essere d'accordo con la riorganizzazione dei due poli, diciamo così, dei due grandi dicasteri di cui si parla? Cioè, c'è stata una esplicita presa di posizione contraria oppure non si è parlato proprio di questo o non c'è stato un sì o no rispetto a questa ipotesi? No. Diciamo, non ho sentito un intervento che dica sono completamente contrario e lasciamo tutti i dicasteri così come sono, no, nessuno ha detto questo, però uno può dire bene, attenzione, diciamo, attenzione, le accademie è bene che possano avere anche una loro diciamo, autonomia nello svolgere la ricerca scientifica di cui poi fanno, diciamo, un contributo, con cui poi danno un contributo ai dicasteri, magari non vanno inglobate come una parte, diciamo, di un organismo più grosso, ecco, per esempio. Ma sono, diciamo, finezze, sono osservazioni per una riflessione più raffinata. Oppure chi dice sì, ricordiamoci che appunto poi il buon coordinamento e la buona collaborazione dipende anche dagli atteggiamenti delle persone, non solo dal fatto di avere fatto una struttura più grossa e inglobante. No, non ho notato nulla di direttamente contrario a queste ipotesi, dei contributi per un approfondimento di certi aspetti. Ecco. Oppure uno può dire, bene,
perché qualcuno dice vabbè, la Caritas Internationalis deve, fa capo, ma una cosa è far capo ad un dicastero, una cosa è farne parte, no? Perché non è un organismo, diciamo così, della curia che venga inglobato come una sezione in un dicastero, è una, però come fa riferimento a Corunum può fare riferimento poi a questo nuovo dicastero. Ecco, sì, sono cose che vanno messe a punto, diciamo. Infatti anche Semeraro dice io vi do un profilo teologico, cioè io vi faccio, do un contributo per capire che se si lavora su questa aggregazione, diciamo, di consigli in due nuove entità è perché c'è una motivazione e una visione di Chiesa e di missione della Chiesa. Non è per un motivo, diciamo così, strettamente, esclusivamente funzionale. Quindi non c'è, diciamo, non ha presentato niente di preciso, di operativo, è tutto piuttosto precisabile ancora nei suoi termini. Ecco, oppure qualcuno può dire, ma un determinato consiglio per gli operatori sanitari lo mettiamo più nella direzione dell'impegno per la carità o più dell'impegno per la vita, capisci? Ecco, per esempio, questa è una cosa che può essere ulteriormente approfondita e riflettuta, ma non è che dica che sia una opposizione al progetto, non è in questi termini, diciamo, possono esserci delle considerazioni di approfondimento ulteriore, ma come dico non è stato presentato in termini, diciamo così, operativi, di un organigramma di nuove, è stato presentato come due prospettive motivate anche dal punto di vista ecclesiologico e teologico, con questi due grossi poli in cui si vedono confluire un certo numero di cose. Tre domande. La prima, qual è la differenza tra sinodalità e collegialità? Seconda domanda, dov'è il nodo del problema? Perché tutta questa parte di sistemare, passare da 9 a 11 congregazioni, migliorare il modo di circolazione di informazioni all'interno della Segreteria di Stato, questa è una cosa di molto amministrativa, ma non sarebbe questo il nodo del problema, mettere più di sinodalità dentro il governo generale della Chiesa? E terza domanda, c'è stato qualcuno che ha parlato del fatto che Cardinal Müller, prefetto della dottrina della fede, ha scritto domenica nell'Osservatore Romano che il sinodo e le conferenze episcopali non fanno parte della curia, sono di un livello teologico differente. Mm-hmm. Beh, questo non mi pare che ci volesse il Cardinal Müller, forse per capirlo, no? Cioè che le sì, no, ma voglio dire che le conferenze episcopali diciamo non, sì, cioè mi pare che siano delle questioni abbastanza normali, cioè non vedo che tipo di problema, dove sia il problema. No, sì, sì, cardinale, no, appunto. Scusami, no, sulla sinodalità e collegialità io non mi sento di dare una, diciamo così, una discussione approfondita di questo tema. Vi ho segnalato che è un tema che viene sentito e anche stato oggetto di alcuni interventi, che però naturalmente, come sono due minuti, non sono uno studio teologico o una considerazione molto approfondita. Ecco, però ci sono quelli che dicono beh, noi ci troviamo più a nostro agio con il vocabolario della collegialità, che è quello, diciamo, che è venuto dal Concilio Vaticano II e che abbiamo usato e che è stato usato anche dai papi recenti più frequentemente, mentre sull'uso della parola sinodalità non ci è così chiaro, diciamo, che tipo di implicazioni abbia e quindi se sia adatto da usare in questo contesto del funzionamento della curia e della sua riforma. Ecco.
altro è invece il cammino del sinodo dei vescovi. Questo mi sembra che sia un altro tipo di realtà, no? come opera il sinodo dei vescovi, come si coinvolge la Chiesa in un cammino sinodale con il sinodo dei vescovi. Non è la riforma della curia, è l'organizzazione dei dicasteri per il governo della Chiesa, ecco. Comunque qui appunto si parlava della riforma della curia e qualcuno usa la parola sinodalità anche in questo contesto e qualcuno dice pensiamo che sia più preferibile usare la parola collegialità. Io non mi sento, non sono in grado, dico la mia ignoranza, di scrivere e di dirimere in poche parole questo tema più approfondito. Vi dirò se ci saranno altri interventi che ritornano su questo, ecco, evidentemente. Quindi stamattina era stato solo accennato. Poi dove sta il problema? Ma senti, dove sta il problema della riforma della curia? Questo mi sembra che il Papa lo avesse detto, come lo avessero detto anche i cardinali. È una riflessione su tutto, diciamo, la curia e la sua e l'efficacia del suo servizio, proprio in una chiave di servizio alle esigenze e alle attese della Chiesa universale, no? Quindi vedere se ci sono delle dimensioni, diciamo, che possano essere migliorate proprio dal punto di vista anche dello spirito e dell'efficacia con cui si servono le chiese particolari, e le conferenze episcopali e così via, che sono poi la realtà della comunità della Chiesa universale a cui la curia è al servizio. Poi se con queste, diciamo, proposte di riorganizzazione si farà un servizio migliore, più efficace e meno, diciamo così, meno centralistico alla Chiesa universale, questo poi lo si dovrà valutare con l'esperienza e con la storia, però le finalità sono quelle di una revisione della curia romana come, diciamo, strumento di governo e di servizio alla Chiesa universale. Questo poi è la prima domanda. Oltre i due poli che si sono detti, c'è stato qualche segnale che sta un pochino marciando anche l'idea del terzo polo nuovo, quello che è stato prospettato dal cardinale Ravasi al C9, cioè congregazione educazione cattolica più con Pontificio Consiglio per la Cultura, con musei, specola, archivio vaticano, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la prima domanda. La seconda domanda, c'è stato qualche cenno riguardo al rapporto tra la nuova segreteria per l'economia e le amministrazioni proprie di alcune entità della curia, come Propaganda Fide, come segretari di Stato, che non pare che abbiano preso bene la sbrigatività con cui Pelny ha parlato qualche tempo fa. Grazie. Allora, per la prima domanda, di fatto non se n'è parlato, cioè se tu mi dici se n'è parlato, io dico no, non se n'è parlato né nella relazione né negli interventi. Se poi qualcuno ne vorrà parlare è liberissimo di farlo, ecco. Però di fatto questa mattina no, non se n'è parlato. Sull'altra questione idem, non se n'è parlato questa mattina, non so. Domani è previsto in mattinata un intervento su questi temi da parte del cardinale Pell, questo è scritto anche nel programma del Concistoro, una relazione che ha a che fare con le questioni economiche della Segreteria dell'Economia. Può darsi che quindi domani sia oggetto di una considerazione, oggi no. Posso tornare ai due poli? Ci può dire con più precisione, quando Monsignor Semeraro ha parlato del ruolo delle accademie pontificie, rimarranno, e lei ha poi accennato che c'era un intervento di forse conviene mantenere l'autonomia di queste accademie. Quindi quando Monsignor Semeraro ha parlato di questo, ha parlato di che loro vengono
assorbiti dentro queste due era dentro del polo sia dei laici con l'Accademia per la Vita e poi scienze sociali dentro quella di giustizia. Quindi è da pensare che faranno parte della congregazione o che rimarranno un po' indipendenti, autonomi. E poi nel tema dell'ecologia, lei ha accennato che ci sarà un settore, o c'è la proposta di un settore per l'ambiente dentro del secondo poli. Quindi è da pensare che questo tema avrà un peso così grande come un migranti pastorale per la salute, cioè che avrà nell'organigramma un peso così grosso? Dunque, per la prima domanda devo restare sull'indeterminato, cioè uno dei discorsi nel quadro della riflessione sulla riforma della curia e sulle frammentazioni o sulla molteplicità degli organismi, sul migliore coordinamento e così via, fa riferimento ogni tanto non solo alla pluralità dei dicasteri ma anche alla pluralità di altri organismi come diverse accademie, no? Ecco. Allora, nella riflessione ci si domanda ogni tanto, o si sono domandati, bene, queste accademie sono enti da considerare completamente, diciamo, indipendenti o autonomi che vanno per la loro strada, oppure hanno un riferimento che poi può essere più o meno intenso o più o meno stretto con qualche altro organismo. E per questo io ho sentito nominare, o si sono fatti esplicitamente questi riferimenti, l'Accademia per la Vita al tema, appunto, diciamo, laici famiglia, perché diventa laici famiglia e vita, e l'Accademia delle Scienze Sociali con Justitia et Pax e tutti i temi di cui si occupa, ecco, sarebbe da mettere in rapporto con quello. Però sul modo in cui poi questo rapporto viene pensato, io non ho sentito niente, non mi sembra che sia stato detto assolutamente niente di preciso, capisci? Quindi si può pensare ad un'autonomia maggiore, si può pensare ad un rapporto di collaborazione più stretto, mi pare un tema assolutamente, assolutamente aperto. Qualcuno degli interventi, come dicevo, faceva notare che va bene organizzare, ma a volte organizzare troppo poi limita magari la dinamicità di certi organismi. Uno potrebbe applicarlo anche a questo tema delle accademie di cui tu stai parlando, ma poteva valere anche per altri organismi o per altri pontifici consigli, non lo so. Sono considerazioni di carattere generale che sono lecite, ma se tu mi dici c'è qualche cosa di preciso che dice in che modo si pensa a questo rapporto tra l'Accademia della Vita e questo nuovo dicastero non esiste ancora, quindi tantomeno esiste una precisazione del tipo di rapporto che viene ipotizzato. Sulla seconda cosa, ma io direi che la risposta è sì, cioè mi sembra che noi sentiamo crescere, no, la consapevolezza e anche l'importanza di una riflessione, di un impegno, di uno studio sulle tematiche di carattere ambientale, ma sempre connesse anche a quelle umane e a quelle sociali, quindi non una questione di carattere tanto naturalistico. Certamente ci vogliono anche le competenze scientifiche sul fatto di come si svolgono i fenomeni naturali, su questo anche l'Accademia delle Scienze ha fatto dei suoi workshop e così via. Però l'interesse della Chiesa è anche se evidentemente sulla connessione, sui riflessi tra i problemi dell'ambiente e la condizione dell'uomo che vive in questo ambiente, no? E su questo penso che però avremo,
avremo molte indicazioni e molta ispirazione dall'enciclica su cui il Papa sta lavorando. Ecco. Ma penso che anche alla luce poi di questa enciclica si abbia una linea di impegno della Chiesa, serio e consistente, per cui effettivamente quando si ipotizza un nuovo settore proprio per la consapevolezza della sua importanza, e credo sì che uno può farne un certo parallelo con gli altri consigli che si sono occupati e che si stanno occupando di campi specifici. Finora, quando uno si occupava di questioni ambientali, doveva andare da Justitia et Pax, che faceva qualche cosa, però non era orientata specificamente su quello, erano temi fra gli altri. Ecco, invece mi pare che vengano tematizzati e visti con più impegno e approfondimento. Sì, Sergio Mora di Zenit, in spagnolo. Allora, lei ha detto che non si tratta soltanto di una semplificazione burocratica, amministrativa, però c'è una visione ecclesiologica e teologica. In parole semplici, che vuol dire avere una visione teologica? Quali sono le diverse... Insomma, se ci puoi illustrare un po', grazie. Ma qui bisognerebbe riprendere i discorsi di Semeraro. Il laicato nel Vaticano II è stato visto in termini nuovi, con tutte le responsabilità che il laicato ha, con la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo e così via. Ecco, quindi c'è dietro al fatto del parlare dei laici, c'è una crescita della consapevolezza nella Chiesa del ruolo e dell'importanza dei laici nella vita della Chiesa. Questo nel Vaticano II appare molto chiaro, no? Evidentemente. E quindi il fatto di dire, bene, meritano una congregazione anche loro, come si è citato sui vescovi, sui clero, sui religiosi, eccetera, ci si rifà, direi, a questa premessa fondamentale del riconoscimento dell'importanza e delle responsabilità dei laici nella Chiesa e nel mondo. Poi il fatto della famiglia diventa abbastanza, una conseguenza abbastanza naturale dello spazio che uno dà al laicato, perché il sacramento del matrimonio, anche se ci sono alcuni sacerdoti sposati anche nella Chiesa cattolica, però di fatto è al centro della vita della massima parte dei laici, degli uomini e delle donne, quindi è naturale che anche gli approfondimenti di un sacramento che fa parte integrante della vita grande maggioranza dei laici sia di competenza, sia approfondito da uno stesso organismo. Poi la considerazione della vita, come dicevo, si è un po' aggiunta dopo, ma tenendo conto del fatto del rapporto tra la famiglia e la vita, e le responsabilità, e la generazione della vita, la sua educazione, la sua cura e così via, anche se evidentemente ci possono essere questioni come appunto la cura del fine vita, oppure i problemi della pastorale, degli operatori sanitari e così via, che hanno a che fare con la vita, ecco, evidentemente. Però l'aspetto della generazione, della tutela e della crescita della vita nell'ambito familiare è naturale, prioritario. Per quanto riguarda la carità e la giustizia, il problema è quello un po' del fatto del fatto che nella vita e nella missione della Chiesa la carità è assolutamente prioritaria, fa parte della sua missione. Non so, sono banalità. No, ma non c'è bisogno di cambiare il passato, c'è bisogno di dire perché riorganizziamo diversamente questi enti e perché hanno una loro affinità, c'è una loro connessione da un punto di vista anche di visione della missione della Chiesa, no? Ecco, tra la carità e la giustizia c'è un rapporto profondo, no? Anche nelle cicliche se ne è parlato. E poi le applicazioni della dottrina sociale della Chiesa, ecco, come
espressione della carità e della giustizia nella società, appunto, hanno poi delle loro applicazioni nel campo degli emarginati, dei migranti, dei profughi, delle persone che soffrono e così via, e quindi diciamo, e sono in continuità con questo tipo di impegno. Questo è. Una domanda sui tempi. Ya, sappiamo che in 2015 non sarà la Costituzione, lo stesso Papa ha detto neanche la riforma della Curia, però possiamo sperare qualche cambiamento entro 2015 e questa attuazione sperimentale? Non so, per esempio Corunum, non c'è un prefetto, non c'è un presidente adesso. Ci sarà qualche cosa nuova nei prossimi mesi? Guarda, della rotazione, è una domanda a cui non sono assolutamente in grado di rispondere, quindi è meglio che non perdiamo per tempo in chiacchiere. Non lo so, non te lo so dire. Oggi siamo ad una messa sul tavolo del Concistoro di queste linee, che sono ancora molto, molto generali, direi. Ecco. Quindi da qui ad una decisione concreta, credo che c'è ancora dello spazio, c'è ancora del cammino. Io non mi sento minimamente di fare delle previsioni di tempi operativi anche su dei temi parziali, non lo so, non è mia competenza e quindi è meglio non farlo. C'erano anche dei argomenti di mettere l'Accademia per la vita nel dicasterio della giustizia, perché è anche una questione della giustizia, non solo di famiglia e laici, ma anche della giustizia. C'erano dei argomenti sopra questo tema? No, stamattina nei 12 interventi che ci sono stati non si è parlato di questo. No. Ma, va bene. Grazie, credo che possiamo terminare, se no ci parliamo un po' addosso. Avremo ancora occasione domani di ritornarci su. Io non prevedo stasera di fare un altro briefing, domani raccogliamo gli interventi e andiamo avanti. Grazie, grazie della pazienza. Come?